Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo video di spacchettamento e praticamente voi avete visto questa storia su Instagram, se non mi seguite mi raccomando seguitemi su Instagram, perché praticamente oggi andiamo ad aprire insieme una busta misteriosa di sorprese Lolo Surprise. Questa busta, per chi se lo chiedesse, l'ho trovata in un autogrill, oddio, a Roma. Bene, quindi non so se tutti gli autogrill hanno queste cose o le abbiano, non ne ho la più pallida idea, ma l'ho trovata a Roma. Allora, qua c'è scritto super sorprese ed è fatta così, proprio dalla Pompon Edizioni, fatta così, l'ho pagata 8,90 euro. Ok, c'è anche il prezzo, ecco qua, shopper sorpresa. Siamo pronti? Io sono curiosa di vedere proprio cosa troverò. No, l'ho rotta all'interno. Ragazzi, io spero di non trovare... Oh mio Dio, ma stiamo scherzando, raghi? Raga, io lo sapevo di trovare le cose fail! Nel senso, ragazzi, allora... Non mi potevo mai aspettare... Ragazzi, allora, questa apertura di questa, diciamo... bag è stata abbastanza epic fail, vogliamo dirla così? Diciamola così. Mi aspettavo almeno, non lo so, qualche gadget, qualche cosa, ma ovviamente cosa mi va a uscire? Questo. Costa qualcosa? Sì, andiamo a togliere. Il menù del mondo delle bellissime sorprese dove il divertimento non finisce mai. Scoprile con me. Sì, è il magazine ufficiale, perché sì, è proprio delle LOL. Devo dire che è proprio delle LOL ufficiale. Abbiamo... Ma è pezzotto o no? No, no, non è pezzotto. Ah. Questa è originale, sono uscite le cose originali, però praticamente non è uscito nessun pupazzetto, niente. Ah, non ce l'ho dentro. Niente, infatti ci sono rimasta proprio totalmente non male. Wow, di più. Che fake. Che fake, che fail, oh mio Dio. Infatti ci sono rimasta abbastanza male, però analizziamo insieme e vediamo insieme cosa abbiamo trovato dentro. Allora, cosa abbiamo trovato? Questo libricino, che non so se voi l'avete mai visto, praticamente sono quei libricini. Questo io però lo amo, devo dire la verità. Sono quei libricini che quando passate il colore, c'è il pennarello magico, vedete? Si colora, in pratica. Sui puntini, vedete? Questo è carino. Che brutto effetto che fa nella videocamera. Angel, ci sono le varie LOL. Ragazzi, ve lo giuro, 8,90€, ma non ci valgono, non lo so se ci valgono meno, però di certo 8,90€ non mi potevo uscire una LOL dentro, visto che comunque la bag è comunque originale, non è fake. Quindi la Lily Unicorn, Lily Unicorn, Jenny, Lil Jenny. Che carine però. Lil Baby Cat, Punksta, sì, Coconut, Super BB, ah questa sì me la ricordo, Park Babe e, no lei, non ce l'ho, uffa, Mer Baby, però è bello perché ovviamente essendo originale, se vi piacciono e se vi piace, la potete collezionare. Questo penso sia uguale, in pratica sì, però con altre LOL, dentro altri tipi di LOL. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il magazine ufficiale, wow. Ragazzi, che io non, cioè, non lo so. Allora, qua cosa ci dice? Oh, c'è un cerchietto! Però, cioè, nel senso, non è uscita dalla scatola. Dateci il cerchietto. Ritagli e gioca. Vediamo. Qua ci spiega come fare, per esempio, dei bastoncini di zucchero. Vedete, ci sono allora, dentro ci sono, per esempio, i DIY. Poi ci sono caccia le differenze. Questo è carino però come giochino. Unghie altro per fare le unghie, stile Cosmic Queen, la LOL Cosmic Queen, LOL Surprise. Poi c'è questo qua, penso che bisogna staccarlo, attaccarlo, è tipo un righello. Poi quale membro dell'apposita club sei? Ci sono praticamente dei giochini. Allora facciamoli insieme, dai. Facciamoli insieme per rendere questo video un pochino più carino. Per ogni domanda cerchi la risposta che ti rappresenta. Quando ti inviano, ti invitano, poi rispondetemi voi anche sotto in un commento. Quando ti invitano ad una festa pensi, yeah, posso mettermi in mostra? La A. B, un'occasione per vestirmi bene, C, speriamo che la musica spacchi. D, dovrei portare un regalo? Allora, sinceramente, io quello che penso sempre è dovrei portare un regalo, che giustamente non puoi andare a mani nude. Comunque,
Poi, due, dopo una lite con la tua BFF, cosa pensi? A, ho ragione, l'hai torto. B, uff, litigare non fa bene a nessuno. C, è stata solo una discussione, voltiamo pagina. D, non voglio litigare con nessuno, mai più. Io direi C. Tre, sei stata scelta per il ruolo della protagonista nello spettacolo. A, beh, chi altro avrebbe potuto scegliere? B, non vedo l'ora di provare ancora. C, ottimo, darò un tocco personale al copione. D, bene, ma avrei voluto ottenessi la mia BFF. Beh ragazzi, dipende. Dipende se ci tenete davvero. B. Oh, sto dando tutte le risposte diverse, ma dai raga, allora. 4. Come te la cavi in squadra? Squadra non conosco questa parola. B. Bene, non mi importa se non ci mettiamo tutti allo stesso impegno. C. Non male. D. Bene. Mi piace collaborare e aiutare. A me D. Mi piace collaborare e aiutare. Io direi probabilmente D. Vediamo 5. Quando canti tu? Vuoi che ci sia un pubblico? Usi un accento francese e provi stili diversi? Sei in armonia con il resto del coro? Ragazzi. Facciamo C. Provi stili diversi. In realtà io canto ma sono orribile. Le tue migliori amiche dicono che sei una che dice quel che pensa, una perfezionista, bla bla bla. Allora io sono in combatto tra la A e la B, la D, scusate, però io dico la D. Comunque ha vinto a D, ragazzi. Il tuo motto e la moda è: vedo solo righe. Le perle si abbinano a tutto, rilassarsi sono solo vestiti. Toni pastel, Toni pastel la vita, raga, l'ho detto, ha vinto la D. Vediamo chi sono io. Maggioranza D, sono Sugar. Che poi si potrebbe colorare. Wow. E voi quale è uscito? Tanto l'avete visto, magari fate uno screen, poi lo potete fare. E ditemi voi chi siete. Poi vedete. Questo è un altro giochino. Qua ci dice come poter fare il nostro cerchietto personalizzato, vedete. Questo è utile, magari me lo andrò a fare personalizzato il cerchietto. Qua vedete un'altra pagina, ancora le LOL, e questo penso sia finito, vedete? Ah no, c'è ancora. I 5 migliori scherzi di Prankstar, wow! Poi, la vera verità sulle api, la vera verità? Che carino, guardate! I disegni, che belli! Ragazzi, sostanzialmente non è male. Poi ci sono anche, sono usciti anche i pennarelli all'interno. Poi è uscito questo, che penso che bisogna ritagliare, sì, per fare appunto le foto. Chiede aiuto ad un adulto, ritaglia le sagome seguendo il contorno, incolla lo stecchino di legno. Questo e questo, in pratica, guardate. Questo è quello che è uscito dalla busta misteriosa delle LOL Surprise. Tutti giornaletti con pennarelli. Va bene, con questo è tutto. Grazie mille per aver visto questo video. Io vi mando un bacio, un abbraccio fortissimo. Commentate con questo video con hashtag SweetsFamily, perché voi siete la famiglia più dolce di YouTube. E vi voglio bene, grazie mille cuoricini. Vi mando un bacio, un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video.